ci prepari ad essere cittadini di un mondo migliore! Chiedono un futuro in presenza e lo fanno con bandiere, striscioni, megafoni. Eccoli davanti al Ministero dell'Istruzione questa mattina, gli studenti delle superiori. Tutto ciò per cui noi lottiamo è semplicemente una scuola in sicurezza e in presenza che garantisca apprendimento a tutte e a tutti. Non siamo stati presi in considerazione nelle scelte che ci riguardano in prima persona. Sono passati 9 mesi e la situazione è praticamente la stessa. I trasporti non sono stati potenziati, non è stato fatto nulla affinché noi potessimo tornare. Flash mob, scioperi, proteste da nord a sud, nelle piazze, davanti agli istituti, ma non solo. Silenziosi e ordinati, ragazzi dello storico liceo Righi della capitale che hanno scelto un parco cittadino per il loro sit-in. Il simbolo della protesta di Rimini è qui, in questo cartello. E poi zaini vuoti a terra, con sopra il proprio nome e quello simbolico della sezione. Qui siamo a Milano, però l'ordine è rientro in sicurezza. La didattica a distanza non funziona più, ha detto la ministra dell'istruzione Azzolina, imputando alle regioni la responsabilità del mancato ritorno in classe. Replicano i governatori. Toti, no allo scaricabarile sulla scuola, serviva un piano del governo. Zingaretti, non ci si divida su questo, i ministri che intervengono offrano soluzioni. E la ministra si dice preoccupata del blackout di socialità degli adolescenti. Sulla DAD abbiamo fatto grandi investimenti, la considero una misura preziosa ma deve essere temporanea. Mentre i ragazzi più piccoli sono tornati in classe anche nel pieno della seconda ondata, negli studenti delle superiori sta emergendo un forte disagio. Non possiamo ignorarlo. I numeri dell'epidemia.